Tu vuoi vendere Elmas? Va benissimo, però il sostituto lo devi avere pronto subito. È quello io che dico. Cioè, noi adesso non possiamo andare a giocare queste partite prossime con gente che è sicura di andare via, ma non abbiamo la gente che entra. Signori, bentornati o benvenuti sul canale. Io sono Dario del Telderion e oggi siamo qui riuniti per parlare un pochettino del calciomercato perché ci sono degli aggiornamenti interessanti riguardo al mercato invernale ma estivo del Napoli. Siamo qui riuniti dopo le vacanze natalizie, spero che le abbiate passate nel miglior dei modi. E prima di cominciare, come sempre, like preventivo, mi raccomando, condividete il video, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Tutto quello che vi ho detto finora è gratis. Ci perdete giusto esagerando un minutino nel fare tutte queste cose. Fatele, ragazzi, perché è importantissimo per me e per voi è veramente una manciata di secondi che perdete. È tutto gratis, non dovete spendere nemmeno un centesimo. Detto questo, ragazzi, allora, oggi è il 27 dicembre, è mercoledì per la precisione, venerdì. C'è Napoli-Monza, una partita che sicuramente allo stato attuale tutto è fuorché scontata. C'è però da dire una cosa su cui io sono molto contento. Lo stadio risponde perché è previsto il sold out per la partita contro il Monza. E posso dirvi la verità, ho letto delle cose su questo fatto del sold out che dicevano, vabbè, ma siamo in vacanze di Natale, è normale che vanno allo stadio, ma la gente sta a casa, non deve andare a lavorare. No, assolutamente no, non condivido onestamente questo pensiero perché dobbiamo ricordarci di una cosa, c'è un piccolo dettaglio particolare, il Napoli è settimo, non regge secondo me la storia del siamo in vacanza e quindi si va allo stadio, no, non credo proprio che sia quello il motivo e mi fa piacere questa cosa che lo stadio sia sold out perché vuol dire che c'è vicinanza alla squadra, il Maradona sold out venerdì è un'ottima notizia che mi fa assolutamente piacere. Ovviamente non vuol dire che vinceremo sicuramente, però è un bel segnale da parte della tifoseria di vicinanza. Ecco, quindi sono molto contento onestamente di questa notizia. E detto questo, quindi venerdì c'è la partita, domani voglio sperare che ci sia la conferenza stampa perché arriveremo a 4 di fila non fatte, sarebbe un record che probabilmente nessuno ha mai fatto. Comunque oggi ci concentriamo sul mercato. Cosa è successo in queste ultime ore? Allora, innanzitutto, come avrete visto ieri, ho caricato uno short sulla cessione di Zanoli, ok? Zanoli a quanto pare è promesso sposo al Genoa che lo prenderà in prestito secco appena aprirà il mercato. Una cosa voglio dire su Zanoli, e questo è un pensiero che è rivolto al mercato in generale, cioè secondo me non dobbiamo avere tutta questa fretta di dar via giocatori, in che senso? Allora, Zanoli al Genoa per me è forse la scelta migliore anche perché il Genoa sulla destra non ha questi grandi giocatori inamovibili come ad esempio può averlo un Verona perché si parlava sia di Genoa che di Verona, però al Verona diciamo che sulla destra c'è Terracciano, c'è un po' più di, come posso dire, c'è un ruolo già un po' più consolidato. Invece al Genoa Zanoli può andare lì e può prendersi il posto tranquillamente, quindi secondo me il Napoli ha fatto la scelta migliore dandolo al Genoa. Quello che dico io però, dallo via quando hai la certezza di avere il sostituto tra le mani. Perché noi comunque in questo momento siamo in estrema emergenza. Siamo in estrema emergenza, specialmente in difesa. Perché Nathan sta fuori un mese e mezzo. E ci abbiamo Olivera che è ancora rotto e forse torna per la Supercoppa. Nella difesa che abbiamo in questo momento, uno Zanoli può tornare utile. Perché metti caso, non lo so, proprio nella situazione più tragica devi giocare con Di Lorenzo centrale, sulla destra chi gioca? Deve giocare Zanoli. O almeno che non arrivi il sostituto, un Mazzocchi, un Faraoni. Quindi quello che dico io è, lo puoi dare al Genoa? Perfetto, mi va benissimo. Aspetta però che arrivi il sostituto. Mo si parla di, adesso è tornato in pole position Mazzocchi. Ieri pomeriggio si parlava di Faraoni che si liberava gratis dal Verona e che quindi sarebbe venuto a zero. Oggi si parla invece di un Napoli che ha alzato l'offerta per Mazzocchi. Qualche giorno fa si parlava di 1 milione, la Sanità ne chiede 4. Ci sono state anche le parole di Sabatini su Mazzocchi. E a seguito di tutte queste cose, oggi il Napoli è arrivato a 2 milioni
per Mazzocchi, si dice che a 2.500.000 euro si chiude l'affare, quindi sembrerebbe proprio quasi fatta per Mazzocchi. Tra il giocatore e il Napoli c'è già un accordo, quindi bisogna soltanto trovare l'accordo con la Salernitana. Prendi Mazzocchi, ufficializzalo, una volta che lo hai ufficializzato dai Zanoli al Genoa, questo dico. Anche Elmas, no? Secondo me noi abbiamo dato via Elmas un po' troppo col cuore leggero, cioè Elmas ti migliorava la panchina, perché Elmas ti faceva un sacco di ruoli. Onestamente comincio a pensare anche che l'infortunio di Elmas fosse un infortunio di mercato, come diceva Garcia in estate. Quindi secondo me l'hai dato via un po' troppo, cioè come se volessi disfartene il prima possibile. Tieni, vai, vattene all'Ipsia, vattene via subito, cioè un po' troppa fretta, e non hai il sostituto pronto, ok? Mo ad esempio con la Roma, mo non è detto che con un Elmas in più avresti vinto a Roma, però perlomeno avresti avuto una scelta, un'opzione in più da usare dalla panchina. Tu vuoi vendere Elmas, va benissimo, però il sostituto lo devi avere pronto subito, è quello io che dico. Cioè noi adesso non possiamo andare a giocare queste partite prossime con gente che è sicura di andare via, ma non abbiamo la gente che entra, capito quello che dico? La logica porterebbe a pensare: hai il sostituto pronto, bene, portalo, e una volta che è arrivato diamo via quello col pari ruolo. Mazzocchi arriva? Bene, Zanoli può andare al Genoa. Dicono Samardzic dall'Udinese, io faccio come San Tommaso in questo caso. Finché non vedo non credo, perché mi sembra troppo assurdo che Samardzic lasci l'Udinese adesso. Comunque, arriva Samardzic, bene, possiamo dare via Elmas. Invece si è fatto il contrario, capito quello che dico? Non so, il Napoli sta andando via gente con un po' troppa facilità, senza però che arrivi il sostituto. Comunque, la situazione terzino destro è questa qui. Per quanto riguarda la difesa, allora, dopo l'infortunio di Nathan, che starà fuori circa 2 mesi, quindi proprio quest'anno va così, proprio tutti gli infortuni possibili e immaginabili e il più a lungo possibili. Comunque, dopo l'infortunio di Nathan, si sta parlando di un colpo in difesa. Prima degli infortuni Nathan si parlava anche di una cessione di Østigard, sempre in prestito. Credo che dopo l'infortunio di Nathan Østigard rimarrà. In cuor mio dico, magari con l'infortunio di Nathan acquisirà un po' più di spazio. Io voglio sperare che sia così, perché con tutto il bene, ma Juan Jesus e Rachmani dal mio punto di vista non sono una garanzia futuribile per il Napoli. Cioè il futuro del Napoli oggi chi sono? Sono Nathan e Østigard, e quindi io spero che a questo punto si dia più spazio a chi può garantire delle certezze in futuro. Juan Jesus non è il futuro del Napoli, così come non lo è Rachmani secondo me, quindi io spero che venga dato più spazio a Østigard. Comunque si parla di un difensore centrale da prendere, a parte che lo ha detto anche De Laurentiis nella famosa intervista di qualche giorno fa. Un difensore centrale, un terzino destro, un centrocampista, io direi due. Comunque il difensore centrale che in questo momento diciamo sta spopolando nell'ambiente Napoli è un certo Martin Vidic, giocatore dello Sparta Praga. È un giocatore che dovrebbe venire un po' a coprire, tra virgolette, quelle mancanze che ha il Napoli in questo momento in difesa. Ora ragazzi, io sono andato a vedere un po' la sua scheda di Transfermarkt, perché comunque parliamo di un giocatore che gioca in Repubblica Ceca, quindi trovare dei video, degli highlights su Vidic è stato abbastanza complicato. Uno l'ho trovato, vi posso dire che comunque dagli highlights si vede che è sicuramente un ottimo colpitore di testa, sul gioco aereo è molto molto forte, perché lui comunque è alto 1,93 m, dei gol di testa li ha fatti, è anche bravo negli anticipi, è un difensore comunque che si fa sentire nello scontro fisico, nel duello fisico, però tolto questo non ho visto altro. Non ho visto il suo controllo palla, non so se è bravo a impostare, non so se è bravo a uscire palla al piede, queste cose non si sono viste negli highlights. C'è da dire comunque che lui è un classe 2003, c'ha 20 anni, quindi ha dei margini di miglioramento sicuramente belli ampi. Vedendo la scheda di Martin Vidic, che vediamo comunque che lui è un piede destro, può giocare su entrambi, diciamo, i lati della difesa, sia sul centro destra che sul centro sinistra. Attualmente ha un valore di mercato di 5 milioni, è veramente
basso come valore, e il suo contratto scade nel giugno del 2026. Ha collezionato finora 23 presenze condite con 3 gol, 15 presenze nel campionato ceco con 2 gol fatti, 5 presenze in Europa League con un gol fatto, 2 presenze nei playoff di Champions League e poi una presenza nella Coppa di Repubblica Ceca. Ampliando un po' il raggio a tutta la sua carriera in generale, vediamo comunque che una discreta esperienza a livello europeo ce l'ha, perché lui comunque per essere un ragazzo di 20 anni ha già collezionato 11 presenze in Europa, 5 in Europa League quest'anno, 2 nella qualificazione in Champions League come vi ho detto prima. Nella stagione 21-22 collezionò 2 presenze in Conference League e nella stagione 20-21 2 presenze in Europa League. Quindi per essere un ventenne ha comunque una certa esperienza a livello europeo. Poi ho visto anche la situazione degli infortuni. È un giocatore che comunque non è così predisposto agli infortuni. Ne ha saltate, diciamo, 7 finora in tutta la sua carriera. La stagione finora più travagliata, tra virgolette, dal punto di vista degli infortuni è la stagione 22-23, dove ha saltato 5 partite. Quest'anno, per un problema fisico, ha saltato 2 partite. Quindi, vedendo un po' la scheda generale di questo Viti, che sembra essere un giocatore promettente. Io, ragazzi, non posso dirvi di più, perché io non seguo. Innanzitutto non so dove si possa vedere il campionato ceco, perché non so se si può vedere in TV, se è reperibile. Non posso dirvi altro, quindi ci dobbiamo affidare in questo caso ai nostri scout, che sicuramente sono più competenti di noi e nel tempo hanno dimostrato di saperci fare. Di certo il fatto che abbia 20 anni da sotto questo aspetto mi fa sperare, perché comunque se è nel mino del Napoli, un ventenne vuol dire che c'ha un potenziale abbastanza importante. Ecco, quindi non posso dirvi altro, perché altrimenti vi verrei a dire delle falsità. Ecco, quindi mi fermo qui per quanto riguarda Vitic. Speriamo che sia lui il prescelto e vediamo se alla fine affonderanno il colpo su di lui. Vi ripeto, 5 milioni il valore di mercato, quindi assolutamente fattibile. Ecco, è un obiettivo sicuramente alla portata del Napoli. Poi sicuramente dal punto di vista del contratto non credo proprio che ci sia problema. Ah, tra l'altro, ragazzi, per chiudere su Vitic, c'è un indizio social che potrebbe, ribadisco il potrebbe, far pensare a un suo arrivo a Napoli, perché se andate sul profilo Instagram di Vitic e poi andate sugli account seguiti da Vitic, noterete che c'è un certo Kvara. Ecco, Vitic segue Kvara. Può significare tutto come può significare nulla. Mi ricordo al tempo quando parlammo di Thiago Almada che seguiva il Napoli, poi alla fine non si è fatto più niente, quindi prendetela con le pinze questa notizia. Io però ve la dico, non si sa mai. Questa, diciamo, era la notizia principale delle ultime ore sul mercato del Napoli. Poi per il resto niente di nuovo, cioè sappiamo che Zielinski ha ormai raggiunto un accordo con l'Inter, quindi al 90% lui sarà un giocatore dell'Inter il prossimo anno. Poi per quanto riguarda Politano, si accendono delle sirene arabe anche per Politano, perché a quanto pare ci sarebbe un club arabo, ovvero l'Al-Shabaab, che sarebbe intenzionato a comprarlo. E vi ricordo che Politano ha il contratto in scadenza nel 2025. Posso dire la mia? Politano è un giocatore che mi piace, ok? Politano ad agosto compirà 31 anni. Penso che siamo arrivati al momento giusto per separarsi, ecco, perché si parla anche di un rinnovo di contratto. Io onestamente non lo farei questo rinnovo. È una questione prettamente anagrafica. 31 anni, quindi comincerà inevitabilmente a andare a calare per una questione fisiologica. Quindi io onestamente non rinnoverei il contratto di Politano e andrei per la cessione la prossima estate. Detto questo, ragazzi, il video finisce qui. Abbiamo fatto un piccolo recap di mercato, cosa che probabilmente vedremo un po' più spesso in questo mese di gennaio, perché il mercato c'è da fare, però come vi dissi anche giorni fa, è gennaio, quindi trovare giocatori importanti sarà complicato, però questo non deve essere una scusa per non fare il mercato, perché va fatto assolutamente. E cosa più importante, ragazzi, che non ho detto finora, i giocatori andrebbero presi già adesso, cioè noi appena apre il mercato dovrebbe già arrivare qualcuno, perché siamo in emergenza e non possiamo prenderci il lusso di prendere il giocatore l'ultima settimana di mercato. Andrebbero presi subito, ecco, quella è la mia speranza. Detto questo, fatemi sapere un po' la vostra nei commenti riguardo Vitic, riguardo Mazzocchi, tutto quello che abbiamo detto in questo video. Like se il video vi è piaciuto, condividete il video, ragazzi, e iscrivetevi al canale e attivate anche la campanella. Fate tutto questo perché è tutto gratis, costa 0 euro.
Detto questo, forza Napoli, sempre e comunque, e noi ci vediamo domani, ragazzi.